in specie per le caratteristiche. Sei un porco, un disgraziato! Ma che sei impazzita, ti giuro, Elena, mi devi credere! Ieri sera sono andato con Pasquale! Pasquale, mio cugino! Siamo andati al cinema, insieme! E che film avete visto? Abbiamo visto i travolti nel mare azzurro! Travolti dal solito destino nell'azzurro mare d'agosto! E perché tu sei tornato alle due? Perché Pasquale è voluto andare a cena, sai, dopo 2 anni di carcere aveva bisogno di stare un po' in mezzo alla gente. Certo, in che ristorante voi siete stati? A Trastevere. Trastevere, sì. Da chi? Da quello famoso, il Boia. E che vi avete mangiato? Le solite cose. Elencale. L'antipasto, il solito affettato, insomma. Il solito affettato, e per primo? Oh, per primo ho mangiato le tagliatelle, quella alla bolognese. Le tagliatelle alla bolognese, per secondo? Secondo il pollo, il solito pollo. Che parte del pollo, quale contorno e quale dessert? Lara, i finocchi al gratè, poi per dolce la torta margherita. Ma adesso tesoro, su, facciamo non t'avvicinare, per l'amor di Dio. Prima devo controllare con Pasquale. Sì, a Pasquale, chissà quando lo vedi. Beh. Momento, che vado io. Abbiamo già dato, Chi era? Niente, era la Croce Rossa. Sì, la Croce Rossa. Ah, caro Pasquale. Che tu ti sei fatto nel naso? Che tu ti sei fatto. Bella! Allora ce ne andiamo al cinema, Ce ne andiamo al cinema? Meno male, va, saranno 2 anni che non vedo il cinema. Ci siamo andati ieri sera al cinema, ti ricordi? Abbiamo parlato anche di quel lavoro al garage. Sì, adesso mi ricordo. Siamo stati ieri sera al cinema. Vieni, accomodati. Grazie. Eccoci qua. Vedo che avete fatto baldoria, Sì, è stata una sfuriata. Una sfuriata tua. Vedete che indovino, tu li tiravi e lui li beccava qua, Allora. Allora. Dunque, che film avete visto ieri sera? Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto, 1974, 79 minuti di durata, Italia, Technicolor Panavision Stereo. Vuoi sapere anche il titolo di coda? No, non c'è bisogno, grazie. Ma, avete già mangiato voi? Sì, ma ci vediamo domani. A proposito, dove vi siete stati a cena ieri sera? Dove siamo stati a cena ieri sera? Mo, siamo stati al ristorante, ovviamente. Questo lo so. Scusa, sì. Non mi vorrei sbagliare, ma sento che qualcuno me la sta attirando. Senti, Maris, tu sai il rispetto che ho sempre avuto per te. Tu la mano qua me l'hai messa tu, non è che io. Lontano da me ogni... meglio chiarire. Meglio così. Allora, io vorrei sapere in quale ristorante voi siete stati. Voi siete stati siamo io e te, no? Sì. Un momento che mi ricordo. Dunque, c'era un passaggio a livello, questo me lo ricordo. Vicino al ristorante c'era un passaggio a livello che... No, non c'era un passaggio a livello. C'era, dunque, una mazzetta che abbiamo preso. Guarda, non si può più andare nei ristoranti. Non ti danno neanche la ricevuta fiscale. Ti danno certe... niente. È un ristorante in Cappuccetti, Couscous Clan. Perché c'hanno tutti gli occhialetti tipo setta segreta, no? Neanche quello. Sì, poi facevo un caldo prurito che avevamo addosso. E la bola con l'accetta... Aspetta, che mi ricordo perché... Il boia a Trastevere, io! Il boia di Trastevere! E che l'avete preso? L'antipasto, Zitto, se lo devo dire io che è te, scusa. Quale antipasto, mo? Prosciutto e melone? Non c'era quello, non c'era, figurati. C'era invece il coso che... ci siamo lavate le mani perché è un ristorante scicchissimo, i denti pure, fatti i gargarismi, perché ti danno loro lo spazzolino. È un ristorante di pazzi. Ti danno lo spazzolino, i dentifrici e l'affrettato. Abbiamo mangiato affrettato perché lì i tavoli... La gente... Devi prenotare un mese prima. Affettato. Salame e prosciutto, affettato. Affettato, salame e prosciutto. E per primo? Per primo, no? Perché per primo si mangia il primo e poi si mangia il... è che non mi ricordo. È successo una disgrazia. Che gli è successo? Il cuoco, povero disgraziato, non si è tagliato un dito mentre preparava. No, la mano si è tagliata proprio tutto. Tutto il braccio è spaccato il sangue. C'aveva un coltello così, povero disgraziato, tutti a piangere i clienti. Disgraziato, padre di famiglia. L'abbiamo portata a mano all'ospedale. Manca l'ambulanza, c'era, avevano scioperato tutto quel giorno. E poi ci hanno fatto l'operazione alla gola, le tonsille, che le tagliatelle! Perché fai tagliatelle? E per secondo? Il secondo. Con calma.
voi state a fare un interrogatorio di terzo grado, Marisa. Sì. Io mi devo ricordare pure il secondo. C'è un caldo, guarda, è terribile qua dentro. Il secondo... I denti un'altra volta, perché lì ogni 3 minuti ti devi lavare i denti. È un obbligo, una fissazione. Se attendi. E il pollo. Abbiamo mangiato un pollo perché dice. E mio marito? Che ha preso il mio marito? E tuo marito che ha preso? Tuo marito ha preso... l'aereo. Tuo marito ha preso l'aereo. No, aspetta un momento. L'aereo. Ha preso l'aereo perché il padrone è un pilota dell'Alitalia. È un pazzo. Allora ti fa fare un giro in aeroplano. Tu digerisci. Che parte del pollo l'ha preso? La parte del pollo che ha preso tuo marito. O che parte di pollo tu l'ha preso? Non fare lo spiritoso. Tu. A che parte e lui? Il motore, direttamente. Il motore. La coscia. Ma l'ho detto il motore perché sai... Per contorno. Ma che non ti ghezzi però, Maris, perché io mi devo ricordare pure. Sì, non è che io ce l'ho tutte sulla punta della lingua. Per contorno. Il contorno. Che il contorno, mi devo ricordare. I contorni erano tanti che andavano tutti... Questo l'avevo sempre pensato, da quando ero ragazza avevo queste tendenze. Giocavo con le bambole, brutto com'è, giocavo con le bambole. Sì, erano, questo è un locale frequentato da gay, no? Entravano tutti gay, due gay. Anzi, tre, quattro, mi ricordo, una flotta di gay che sono entrati nel locale e che... Finocchi gay. Finocchi! Vuoi vedere che... I finocchi! E meno male che per io... dolce? Per dolce? Oh. Il dolce, mo, quelle lì c'hanno... Guarda che io sono buono e caro, non esageriamo. Non è che io poi perdo la... Ah, sì. Lì fanno il dolce ricamato a meno proprio. Perché la padrona è una ex ricamatrice di Firenze, no? Senti, Marisa, non darebbe a... Ma io mi devo ricordare perché la... Ma cosa? Oh, abbiamo sfogliato... Adesso mi sono ricordato. Dunque, questo, il padrone, c'ha i polli ruspanti. Allora, dà un omaggio a ogni cliente un pollo e tu lo spenni da solo con la... crudo. No, è mare, è un'anda di mar, una torta di mare, era una torta di mare. Questo me lo ricordo perché metto le vongole vere sopra la torta, è una novità. Le vongole di mare e marmo fanno insieme, sai quelle cose tipo paglia e fieno. Fanno mare e mare e mettono le vongole vere, la limonaci tua maledetta a me che mi sono messo in mezzo a questo casino maledetto che io non la volevo la torta e chi diceva non la voglio, a me che sono entrato qua. E tutti i pesci che salgono a galla con la torta di pelle di pollo. E mentre tutti questi pesci sono venuti in questa maledetta torta, tutti quanti i clienti sono entrati, che erano tutti clienti ricchioni, e c'era pure il proprietario che era ricchione, ma il più ricchione di tutti è tuo marito, disgraziato delinquente. Sì, perché siamo da 4 ore a parlare di mangiare, di tagliatelle, di pollo, e di cosce, dell'ale, dei motori, e io c'ho fame. Sono 2 giorni che non mangio, io c'ho fame. Io fame voglio mangiare. Ma che stai facendo? Non mi interrompere, non mi interrompere, non mi interrompere.